Benvenuti su Fossolo 76 Channel per la 20ª giornata del campionato di promozione Girone C. In campo Fossolo 76, squadra di casa in tenuta gialla, contro Atletico Castenaso in tenuta bianca, pantaloncini azzurri. Grini intercetta, limite dell'area, Semprini sul sinistro, fuori di poco. Lieti la punizione, la parata sicura del portiere. Subito l'Atletico in avanti con numero 10 di Salvo. Il tiro, la parata di Siracusa. Esce il Fossolo. Neri, avanza il numero 10, Neri. Il tiro di Azzeni, la parata del portiere. Siamo giunti all'undicesimo del primo tempo. Tiro di Azzeni e parata del portiere Busiani. Accorcia Bruno, accorcia! Ancora Garelli. La palla verso Tosi, al limite dell'area, riesce Abdullahi a fermare il pallone indirizzato verso Di Salvo. Ulteriormente spinge la palla in avanti verso Di Salvo, ma c'è il recupero di Fiammati. Alla battuta Lieti, la palla, il colpo di testa tentato da Neri, alto sopra traversa. Di Salvo. Entra in area Di Salvo. All'indietro adesso Semprini, il tiro, la parata di Siracusa, la respinta e allontana Abdullahi. Occasione per il Atletico Castenaso. Arcesilai, lungo linea in direzione di Semprini, Venturi. Garelli controlla il pallone, lo scambia all'indietro verso Semprini. Ancora un traversone tagliato, il gol dell'Atletico Castenaso. Il colpo di testa di Tosi su cross di Semprini. L'1-0 per l'Atletico Castenaso al 36esimo del primo tempo. È iniziato il secondo tempo tra Fossolo 76 e Atletico Castenaso sul punteggio di 1-0 per l'Atletico. Fiammati cambia lato in direzione di Piadomenico. Il tiro di Piadomenico, alto. Semprini, colpo di testa di Arcesilai, la parata di Siracusa. Piadomenico controlla, avanza Piadomenico. Cambia lato in direzione di Sant'Agnello. Sant'Agnello entra in area. Il tiro, a lato. Bolelli. Bolelli, sinistro, la palla a lato, fuori. Recupera la palla Alberti. Alberti verso Bolelli. Di Salvo tenta il tiro, Bergami. Entro l'area, ancora Bolelli. Alberti respinge il Fossolo. Vingiolli, il tiro da fuori, la parata in tuffo di Siracusa, angolo. Bolelli, l'angolo, la deviazione e la rete. Il gol di Di Salvo su calcio d'angolo, la deviazione di testa che gonfia la rete alla sinistra del portiere Siracusa. Il 2-0 dell'Atletico. Anticipo di Merighi, Neri. Cibrilla conquista la palla, mette la palla in mezzo, Arcesilai riesce all'ultimo momento a deviare il calcio d'angolo. Ammonito Alberti. Il colpo di testa alla rete, il gol del principe del gol, Sant'Agnello realizza al 33esimo del secondo tempo
accorcia le distanze per il Fossolo su traversone di Bevilacqua da calcio d'angolo. Locatelli, traversone, Gibril riesce a mettere la palla in mezzo. Non ci sono giocatori pronti a ribattere in rete, la ripartenza dell'Atletico. Alla battuta Bevilacqua, sul sinistro teso Gibril, riesce Neri a raggiungere la palla esterno in direzione di Scarallo. Scarallo, palla filtrante, Santaniello, la ribattuta del portiere, la palla ancora in gioco, occasione per il Fossolo, riesce Musiano a respingere la conclusione ravvicinata di Santaniello e la ripartenza immediata dell'Atletico Castenaso. Di Salvo, Locatelli lo ferma. Arcesi Lai, la parata di Siracusa. Espulso Federico Alberti, che ha intercettato la palla con le mani, cartellino giallo, seconda ammonizione, dovrebbe essere tirato fuori ora il cartellino rosso, espulso Alberti. Merighi, Fiammati mette la palla in mezzo, finisce a terra un giocatore del Fossolo. Neri, il sinistro a lato. E l'arbitro fischia la fine della partita sul punteggio di 2-1 per l'Atletico Castenaso.